Buonasera a tutti e benvenuti a questo live webinar. Buonasera, dottor Marco Finotti, e grazie per essere qui. Buonasera a Nel tutti. webinar di stasera si affronterà il trattamento non chirurgico con un nuovo concetto terapeutico e nel trattamento delle perimplantiti. Questo è il secondo appuntamento con il dottor Marco Finotti. Il primo è stato a inizio maggio e il trattamento era sulle parodontiti. Il dottor Marco Finotti è professore a contratto della scuola di specializzazione dell'Università della San Raffaele di Milano, è anche direttore del Centro Medico Visaglio di Padova ed è esperto nel trattamento di parodontiti e perimplantiti. Il webinar durerà circa una mezz'oretta e alla fine ci saranno lo spazio per le domande, e adesso io lascerei la parola a dottor Marco Finotti per la presentazione. Grazie Roberta per la presentazione, buonasera a tutti. E condivido lo schermo, scusatemi un attimo, che dovrebbe partire. Roberta, si vede? Tutto ok? Confermo, si vede tutto. Perfetto. Allora, buonasera a tutti, questa nostra chiacchierata insieme riguarda la patologia perimplantare e l'obiettivo che noi abbiamo è quello di capire se sia possibile ridurre i trattamenti chirurgici ed essere più efficienti ed efficaci nel trattamento non chirurgico della malattia perimplantare. Perché noi sappiamo che ci sono milioni di impianti in giro e tantissimi impianti continuano ad essere posizionati giorno dopo giorno. E questo della patologia perimplantare è un problema ormai da tanti anni, perché già durante l'undicesimo European Workshop of Periodontology, quindi stiamo parlando di più di 10 anni fa, dove il topic era la prevenzione efficace delle malattie parodontali e perimplantari, era stata commissionata una revisione sistematica per capire che prevalenza avevano queste patologie. Il risultato è stato sorprendente perché il 22% dei pianti erano interessati da una mucosite patologia perimplantare da perimplantiti e il 43% da mucositi. Un'ulteriore revisione sistematica ha portato dei risultati del tutto sovrapponibili, 48 e 20%. Quindi vuol dire che un impianto su due di quelli posizionati qualche problemino ce l'ha. E allora, se noi dobbiamo pensare che uno su due dei nostri impianti abbia dei problemi, è chiaro che dobbiamo prima di tutto fare una prevenzione, una grande prevenzione sui nostri pazienti e prepararli quindi adeguatamente. Un attimino che mi è sparito. Sì, la presentazione. Ah, eccolo. Vediamo se ricompare. Eccolo qua. Dobbiamo fare un'adeguata prevenzione, una prevenzione primordiale. Quindi dobbiamo capire intanto che i pazienti possono affrontare la patologia, il trattamento implantare, cioè fare un'adeguata selezione, capire il paziente quali sono a rischio. Sappiamo benissimo ormai in questi ultimi anni quanto sia importante il controllo glicemiche nel paziente diabetico, quanto vi sia una connessione di patologia parodontale per implantare in questi pazienti. Il fumo è estremamente importante di portarli a una riduzione, se non a smettere il fumo. Il livello di igiene domiciliare di fondamentale importanza, il controllo delle parafunzioni, del bruxismo ed eliminare qualsiasi patologia parodontale in fase attiva per avere una situazione di stabilità, perché
veramente andare in cerca di problemi, posizionare impianti in pazienti parodontali e non trattati. E quindi dobbiamo prima di tutto pianificare bene il nostro intervento implantare per evitare complicanze. Dobbiamo avere il nostro impianto all'interno di una comfort zone, cioè una quantità di osso adeguata per avere una corretta vascolarizzazione ed avere un volume osseo stabile, un posizionamento corretto tridimensionale del nostro impianto all'interno dell'osso, o se non c'è l'osso, eseguire quelle rigenerazioni, ricostruzioni indispensabili per avere una stabilità del risultato. Ma è importante non solo l'atto chirurgico, anche la fase protesica, perché se poi eseguiamo delle protesi non adeguate o non gestibili facilmente per il nostro paziente, creiamo dei problemi. Quindi insegnare adeguatamente l'igiene domiciliare una volta protesizzato quella zona implantare, ma anche avere un disegno protesico, un manufatto protesico che, soprattutto nei distretti posteriori, visto che ultimamente poi posizioniamo impianti anche di diametro più ridotto, non abbiano quelle balconate, quegli sbalzi enormi che ostacolano un'igiene domiciliare facile, ma che permettono invece un accumulo facile di placca e di talco, delle superfici di emergenza corrette dei nostri manufatti protetici sono la base di una stabilità del risultato a lungo termine. E una volta protesizzato il nostro impianto, è chiaro che dobbiamo avere un riferimento, un baseline sul quale poi standardizzare i controlli a breve come a lungo termine. Quindi abbiamo un sondaggio di quell'impianto a 3-4 mesi, quando sappiamo che si è ottenuta una stabilità della guarigione dei tessuti molli e sicuramente duri da tempo. E comunque a spot sui nostri impianti dobbiamo valutare il sondaggio parodontale. Il primo sondaggio è chiaro che dovremmo farlo su 6 punti, come classicamente si fa, e stare attenti alla qualità e alla quantità della mucosa cheratinizzata che noi abbiamo, perché è chiaro che se abbiamo una carenza di gengiva cheratinizzata, abbiamo che il paziente ha difficoltà nell'igiene, ma avremo anche una fragilità del livello osseo, del mantenimento del livello osseo. E dobbiamo avere poi una situazione di partenza anche dal punto di vista radiologico per compararlo poi negli anni successivi. Cioè, quando sappiamo che abbiamo un risultato stabile, abbiamo la prima RX e valuteremo se farla e quando farla. Ma chiaramente, nel momento in cui abbiamo un sanguinamento al sondaggio o abbiamo un incremento della profondità di sondaggio, dobbiamo assolutamente approfondire dal punto di vista radiologico l'esame del nostro paziente. Perché tutti noi sappiamo che la prima forma, la prima infiammazione che il nostro paziente implantato ha è la mucosite preimplantare. La mucosite si manifesta con un sanguinamento, con gonfiore, anche suppurazione ed incremento della profondità di sondaggio. La mucosite non è caratterizzata da una perdita ossea, è una patologia reversibile se adeguatamente trattata, ma se noi non la trattiamo in modo adeguato, evolve sempre in perimplantite. Quindi il nostro obiettivo di trattamento sulla mucosite è di tornare ad avere al massimo attorno al nostro impianto un punto di sanguinamento, comunque non suppurazione, ma evitare di avere dei sondaggi più profondi e un'infiammazione. Ma se noi avvertiamo a distanza di tempo, anche un paio di sondaggi, un incremento del sanguinamento, dobbiamo
se facciamo un trattamento specifico, fare il trattamento specifico che abbiamo rifatto precedentemente. Non dobbiamo sperare che sia stabile. La mucosite evolve sempre in perimplantite. E la perimplantite è invece una situazione decisamente più importante, è una situazione patologica che dipende dal biofilm implantare e che è caratterizzata, oltre al coinvolgimento della mucosa, anche al coinvolgimento del tessuto osseo di supporto al nostro impianto. Quindi avremo infiammazione, sanguinamento al sondaggio con suppurazione, con incremento della profondità di sondaggio, ma anche una perdita di osso radiologica. Evidente, questa è la definizione di perimplantite, e queste sono le caratteristiche dal punto di vista clinico che dobbiamo evidenziare, che evidenziamo sempre quando abbiamo una perimplantite. Ma quali sono i fattori di rischio? È chiaro che il paziente parodontale è molto più a rischio di perimplantite, cioè quello che sostituiamo gli elementi dentari persi per la malattia parodontale rispetto al problema, l'elemento perso per problemi endodontici, traumatici, sono a rischio sicuramente inferiore, anche se quello che ha la frattura spontanea per sovraccarico, per bruxismo, è a rischio anche quello. Il paziente che non viene regolarmente ai nostri contorni, per cui assenza di cure perimplantari di supporto, quindi di scaling, di trattamento perimplantare, di curettaggio, quello che ci sfugge ai controlli è un paziente a rischio per una perimplantite. La protesi cementata, riscontriamo frequentemente nella protesi cementata, nel paziente perimplantare, il cemento al di sotto che non è stato rimosso, fumo, diabete, sono tutti casi, situazioni, come dicevamo prima, anche un adeguato, non un adeguato manufatto protesico che determina una difficile igiene domiciliare. L'assenza di gengiva cheratinizzata è una delle cause perché il paziente fa fatica a seguire l'igiene domiciliare, perché anche l'igiene domiciliare in questi pazienti è difficile, ma anche fastidiosa e dolorosa. Il sovraccarico occlusale, come dicevamo, e i micromovimenti, quindi le connessioni che, come tutto ciò che è abitato, può svitarsi, oppure tutto che ciò che è cementato, magari in modo provvisorio, può cementarsi. Quindi il controllo attento del manufatto protesico dobbiamo farlo regolarmente quando il paziente viene ai nostri controlli. Nella fase non chirurgica, quando approcciamo, è chiaro che dobbiamo migliorare l'igiene orale nel nostro paziente, controllare i fattori di rischio che ci sono, perché dobbiamo eliminarli e dobbiamo valutare il fattore di rischio può essere dover intervenire sulla protesi. A tutti capita di riscontrare che nel tempo le esigenze anche protesiche, i manufatti negli anni abbiamo cambiato a farli proprio in visione delle complicanze che ci sono state, per cui capita di dover rimuovere la protesi e anche, se possibile, recuperarla, di modificarla, ma proprio nella fase di emergenza, soprattutto quando siamo nelle zone non estetiche. E questo ci permette poi di gestire molto più facilmente il paziente in modo professionale, ma anche lui di gestire domiciliarmente meglio l'igiene. È chiaro che iniziamo con la strumentazione superficiale e anche profonda e controlliamo i fattori di rischio sugli elementi residui, perché magari ci sfugge la presenza o ci sfuggono la presenza di tasche parodontali che il paziente ha. Una volta trattato il paziente in modo non chirurgico, dobbiamo tornare a una baseline di salute del nostro paziente, quindi vuol dire sondaggio senza sanguinamento al di sotto dei 5 mm, e se l'ideale è avere quei 4, al massimo 5 mm. Sappiamo che il tunnel
mucosa, sondaggio non patologico sugli elementi naturali è inferiore rispetto agli elementi implantari. Ma se non raggiungiamo questi risultati, dobbiamo ritrattare il paziente, questo magari lo vedremo nella chiacchierata o alla fine della relazione, per raggiungere questi risultati. Se non li raggiungiamo e il paziente, anzi, arriviamo subito al punto, e il paziente, se ha una corretta igiene domiciliare, passeremo alla fase chirurgica. Se non ha un'adeguata igiene domiciliare, quindi è un paziente che continueremo a controllarlo in modo non chirurgico, però deve sapere che continua a perdere osso. Gli antibiotici nella fase non chirurgica. Beh, sugli antibiotici sappiamo che ultimamente si cerca di ridurre l'uso per evitare che le resistenze che ormai si sviluppano sempre di più vengano ad incrementarsi. Sappiamo dalla letteratura che nella fase non chirurgica non è indicato l'uso, anche se laddove abbiamo dei sondaggi molto profondi si nota comunque un miglioramento. Quindi, se siamo in una fase non chirurgica, ma in presenza con un'importante suppurazione e sondaggi molto profondi, sicuramente il trattamento associato agli antibiotici risulta più efficace. Se dobbiamo fare un trattamento con antibiotico, sappiamo che il metronidazolo ogni 8 ore per 7 giorni è l'antibiotico di elezione in questi casi. Se il paziente l'abbiamo trattato e siamo arrivati ad un risultato positivo, lo terremo controllato ogni 3-4 mesi e con delle sedute di controllo, con strumentazione superficiale delle tasche per il primo anno per vedere se il risultato è stabile. E da questa revisione della letteratura sappiamo che comunque, a differenza dei trattamenti parodontali, i trattamenti preimplantari non sempre danno delle risposte stabili, anche se utilizziamo, e se abbiamo in passato l'abbiamo fatto tanto, utilizziamo il PeriChip, l'antibiotico locale, o la terapia fotodinamica. Vero è che può essere utile, ed è utile, l'abbiamo visto soprattutto in questi ultimi periodi, che oltre la strumentazione anche la decontaminazione chimica venga utilizzata in associazione quindi alla terapia tradizionale. Ed in effetti, recenti revisioni sistematiche ci indicano come la terapia aggiuntiva alla tradizionale strumentazione porti a dei risultati nettamente positivi rispetto al passato. E quindi, se dobbiamo usare qualcosa in aggiunta alla strumentazione superficiale e profonda, ecco che gli amminoacidi e il sodio ipoclorito allo 0,5% si dimostrano estremamente efficaci nella patologia preimplantare. Allora, senza entrare nel dettaglio, l'azione è determinata dalla cloramina che si forma in seguito al trasferimento del cloro, del ipoclorito di sodio alle funzioni amminiche degli amminoacidi aggiunti. E questi gli aminoacidi aggiunti forniscono un'azione tampone per cui proteggono i tessuti molli e quindi quando noi facciamo i trattamenti sulle nostre tasche parodontali sappiamo che i tessuti molli sani non vengono danneggiati perché sono protetti e l'elevato pH che si crea invece ha un effetto estremamente ammorbidente sul tartaro, sulla placca, sulla biofibra, facilitandone la rimozione anche del tessuto di granulazione. Quindi, da un lato abbiamo l'azione chimica, dall'altro l'azione meccanica, che in sinergie
permettono una notevole efficacia nel trattamento della malattia parodontale, nella mucosite e anche nelle perimplantiti. E sicuramente in questi ultimi anni recenti la letteratura ci è in supporto da questo punto di vista. Praticamente, andando dal punto di vista pratico, che come agisce e come dobbiamo agire con queste sostanze chimiche che noi possiamo utilizzare? E il Parisol in particolare. Abbiamo fatto la diagnosi di una tasca per implantare. In quella tasca noi andremo a posizionare il Parisol e poi vediamo come miscelarlo e lo lasceremo lì per una sessantina di secondi, quindi per un minuto. Vediamo la tasca. Quando abbiamo dei manufatti protesici, ovviamente sappiamo tutti quanto sia difficile entrare nella tasca per implantare con il manufatto protesico in sede, soprattutto nei distretti posteriori, perché andiamo ad agire su tavolate occlusali di 6-8 mm con impianti di 3-4, per cui l'emergenza, per quanto il manufatto sia corretto e adeguato, sicuramente rende difficile la strumentazione per implantare, per cui la possibilità di rimuovere il manufatto protesico, questo è molto più semplice con la protesi additata, sicuramente rende più efficace la nostra terapia non chirurgica. Effettuato, quindi atteso i 60 secondi, andiamo a strumentare la zona per implantare con la rimozione del tessuto di granulazione della placca e del tartaro. Vedremo il tessuto che si rimuove. Noi sappiamo che non danneggiamo il tessuto sano e fatto una prima rimozione andremo a sciacquare il sito con della fisiologica. Abbiamo gli ultrasuoni, possiamo quindi fare un bel lavaggio del sito per ripetere nuovamente il ciclo del perisol. E quanto lo ripetiamo? Vedete come si prepara il perisol? Si miscelano le due siringhe e poi si inietta dalla profondità di tasca queste sostanze, progressivamente si sale col lago in modo da vedere che defluisce fuori dalla tasca. Fatta la strumentazione, sugli impianti si arriva a fare 5-6 sedute sugli impianti a differenza dei denti. In realtà noi fino a che vediamo che si rimuove il materiale, si interviene, per cui talvolta ci si ferma dopo 2-3-4 sedute se sappiamo che la tasca è molto ridotta e quindi riusciamo a strumentare molto bene. In realtà, quando ci sono le tasche profonde, dobbiamo invece ripetere più volte questo trattamento, comunque le 5-6 volte è assolutamente consigliato. Fatto bene il lavaggio, poi si posiziona l'acido ialuronico. Anche qui l'acido il liquido deve essere posizionato dalla profondità della tasca per poi venire lentamente in superficie in modo da riempire il più possibile la tasca e lo vedrete quindi defluire sopra della tasca. Perché l'acido ialuronico? Senza entrare nei dettagli, visto i tempi che sono abbastanza ristretti, sappiamo che l'acido ialuronico ha tantissime azione sia nella situazione parodontale che nella patologia perimplantare. E sappiamo che ha azione batteriostatica, favorisce la guarigione delle ferite, delle cicatrici, promuove l'angiogenesi, permette anche la letteratura più recente, la rigenerazione parodontale,
la formazione di nuovo cemento, riempimento in particolari difetti periparodontali, riduce la profondità di sondaggio, permette il guadagno di attacco clinico e migliora la situazione di sanguinamento al sondaggio. L'acido ialuronico che noi utilizziamo è un acido ialuronico ad alto peso molecolare, quindi ha un riassorbimento molto lento l'acido ialuronico dell'iridente e si differenzia dall'acido ialuronico lineare che dura molto poco, sicuramente è un po' più efficace come effetto rigenerativo, ma in questo ad alto peso molecolare, durando molte settimane, in quel sito ha un effetto rigenerativo importante e in più ha un effetto barriera per molti mesi. Questo acido ialuronico, scusate, questo acido ialuronico è un acido ialuronico, come dicevamo, ad alto peso molecolare che non è legato ad nessun altro materiale, quindi è puro come acido ialuronico. Faccio un esempio, supponiamo di avere una infiammazione gengivale, uno stato iniziale, fatto il sondaggio, andiamo in questo caso a rimuovere il muro per lavorare meglio, cioè quindi abbiamo rimosso il manufatto protesico, abbiamo rimosso il muro, perché più siamo a rimuovere, più liberi siamo di lavorare lungo l'asse dell'impianto, più facile sarà ottenere il risultato. Quindi valutiamo il sondaggio, posizioniamo il nostro acido il nostro perisolve e andiamo poi a strumentare la mucosa e ripetiamo il ciclo più volte fino a che vediamo che non fuoriesce più tessuto di granulazione o pensiamo di aver adeguatamente trattato la mucosite o nel caso siamo già ad un coinvolgimento perimplantare, la perimplantite, quindi andremo a riavvitare poi il nostro muro e a riposizionare il nostro manufatto protesico. Quando abbiamo posizionato l'acido ialuronico a fine trattamento, prima di posizionare nuovamente il manufatto protesico, diremo al nostro paziente poi di tornare a una decina di giorni per fare una seconda seduta. È consigliabile solo di posizionamento nu di nuovo posizionamento di acido ialuronico nella zona critica dove abbiamo eseguito il nostro trattamento, sempre per implantare attorno al nostro impianto, se è paradontale, laddove ci sono tasche superiori ai 5 mm. Un paio di giorni è consigliabile non eseguire, né noi assolutamente, il trattamento con o lavaggi con clorixidina. Il paziente può riprendere a fare sciacqui con clorixidina dalla terza giornata. In questi casi, con il trattamento non chirurgico, il paziente riprende ad avere la corretta igiene domiciliare che aveva prima, quindi l'uso di superfloss o di spovolini, di spazzolini, deve essere mantenuto. E quindi quando abbiamo iniziato, e all'interno della nostra clinica abbiamo iniziato la dottoressa Mosca ed io ad usare questi trattamenti, abbiamo avuto un buon risultato e pian pianino abbiamo allargato poi a tutti gli igienisti e anche ad alcuni colleghi odontoiatri che si occupano di trattamento non chirurgico nella malattia per periparodontale e per implantari. Abbiamo fatto alcune pubblicazioni, ma andiamo al lato pratico e vediamo un po' di casi in modo da chiarire bene come
viene eseguito e quali sono i vantaggi dell'utilizzo del perisolve e dell'acido ialuronico. In questo caso vedete una paziente con un bloccaggio, un arcato su 6 impianti in arcata superiore che ci interessa in questo momento. Vedete i sondaggi al baseline, vedete alla vostra sinistra della cartella parodontale, sondaggi abbastanza profondi in posizione 16 di 7-8 mm, e anche in posizione 26, 7-8 e 9 mm, sia vestibolari che palatali, meno sondaggi nella zona centrale e soprattutto nei quarti. Sanguinamento al sondaggio e presenza di placca. Quindi smontiamo l'arcata, e la fortuna è che è un'arcata cementata in modo provvisorio, e posizioniamo il perisolve e poi rimuoviamo progressivamente il tessuto di granulazione. Facciamo 6 cicli per ogni impianto, contestualmente ovviamente l'impianto in posizione 24 e 26 nel lato di destra e nel lato di sinistra. Facciamo questi trattamenti al di sopra dei 5 mm, dove c'è sanguinamento al sondaggio. Finito il trattamento, poi posizioniamo l'acido ialuronico. Solitamente in questi casi io posiziono l'acido ialuronico e appoggio l'arcata senza cementarla, in modo che anche la protesi stabilizzi l'acido ialuronico nella sua posizione, e lascio il paziente una decina di minuti, anche un quarto d'ora, così. Poi rimuovo l'arcata, pulisco bene attorno gli abutment in modo da asciugare bene gli abutment e poter ricementare l'arcata. Vero è che in questi pazienti, soprattutto nella prima seduta, evito o metto pochissimo cemento e la metto proprio sulla parte più profonda della corona per evitare che mi vada del cemento su tessuti infiammati, e per essere più sicuro di avere una perfetta rimozione del cemento. Semmai lo ricemento in modo molto più preciso in seconda battuta, quando i tessuti si sono sfiammati. Vedete il paziente che ritorna a 2 settimane e già la qualità dei tessuti è nettamente migliore. A 2 settimane rimuovo l'arcata, vedete, e riposiziono l'acido ialuronico laddove c'era un sondaggio superiore ai 5 mm, da dove ritengo che fosse necessario posizionare e eseguire il trattamento. Vedete, ad 1 mese la situazione estremamente buona, e ad 1 mese faccio la seconda seduta di nuovo per il Solve e acido ialuronico. Io in questo caso avevo programmato 2 cicli di per il Solve e acido ialuronico. Vedete l'immagine a 1 mese. Poi il paziente rientra a 10 giorni solo per il posizionamento dell'acido ialuronico, e vedete come il trofismo dei tessuti sia nettamente migliorato rispetto alla prima immagine. Vedete la stessa paziente a 6 mesi, quindi come i tessuti siano decisamente più rosei rispetto all'inizio della
terapia ed il controllo radiologico a 6 mesi e il sondaggio a 6 mesi, possiamo vedere come ci sia stato un netto miglioramento del sondaggio e come questo già lo si sia ottenuto a 3 mesi e questo sia risultato stabile a 6 mesi. Questi sono i risultati che sono abbastanza riproducibili, lo sapevamo già dal trattamento parodontale che erano riproducibili, anche se con maggiore difficoltà sono riproducibili sugli impianti. Come con maggiore difficoltà? Sono con maggiore difficoltà perché spesso c'è il manufatto protesico che ci ostacola nel eseguire un trattamento adeguato, per cui bisogna avere la possibilità di rimuovere il manufatto protesico o di modificarlo se è necessario modificarlo. Vedete questo paziente, scusate, in una fase avanzata di malattia parodontale e per implantare, vedete sugli impianti, senza entrare nel dettaglio degli elementi dentari, vedete il sondaggio, vedete il follow-up a 3 mesi e a 6 mesi, anche qui come si sia ottenuto un netto miglioramento, ma si è ottenuto un netto miglioramento ovviamente sia sulla parte parodontale che sulla parte perimplantare. Vi faccio vedere un'altra paziente, questa è una paziente che avevo trattato una decina d'anni fa. E poi un po' è avvenuta, un po' si era persa ed è ritornata con infiammazione perimplantare all'impianto distale. Diciamo che questa paziente, come vedete, il manufatto protesico che avevamo fatto noi, tra l'altro, quando vediamo con i manufatti protesici con uno spazio così ridotto per eseguire, perché lo spazio di masticazione era ridotto, spesso si associa anche a una difficoltà di gestione dell'igiene in questi pazienti. Siamo nelle zone posteriori, lo scovolino fa fatica a passare. Questa era una protesi, e dico, era una protesi cementata, che ho fatto modificare quando ho visto la paziente, quindi l'ho smontata e la stessa protesi senza modificarla, perché nelle zone posteriori gli impianti sono sempre assiali. Ho mandato sia la protesi come gli abutment, ho fatto incollare gli abutment e trasformarla, forarla e trasformarla in abitato. Quindi anche un costo abbastanza limitato. Ed è una protesi fatta molti anni prima. Vedete come è rimossa la protesi, ci sia una congestione dei tessuti, un'infiammazione, quindi andiamo con il nostro trattamento, solito trattamento, quindi per risolvere, cicli ripetuti, acido ialuronico alla fine e la paziente rientra a 12 giorni e viene al controllo. Vedete i tessuti come sono cambiati, ma voglio farvi vedere soprattutto l'immagine radiografica, perché alla vostra sinistra c'è l'immagine quando abbiamo iniziato la terapia, e invece alla vostra destra vedete l'immagine come a più di 6 mesi, forse a 8-9 mesi, come sia migliorata questa zona mesiale, come ci sia un osso immaturo. E quindi come ci sia una qualità di guarigione non solo a livello dei tessuti molli, ma anche a livello dei tessuti duri. L'obiettivo del trattamento, quindi nelle perimplantiti, è quello di arrivare al massimo, l'obiettivo del trattamento non chirurgico, al massimo un sondaggio di 5 mm, con una stabilità stabilità dei livelli ossei. È chiaro che è importante fare un controllo radiologico a 6-12 mesi e non avere ulteriori complicanze.
È chiara e, come la letteratura ci dice, l'inadeguato accesso ai manufatti all'igiene domiciliare è il rischio più elevato. E se noi non siamo in grado di garantire un adeguato accesso, modificate la protesi o la dovete rifare, come mi è capitato di fare in questa paziente, l'ultima che vi ho fatto vedere. Ma anche nella prima paziente dell'arcata superiore su 6 impianti l'ho resa più sciacquabile, perché negli anni poi ci rendiamo conto che è importante sì il risultato estetico, ma è fondamentale la capacità di gestione rutinaria dei nostri pazienti. Talvolta bisogna arrivare alla chirurgia, però, perché non abbiamo una stabilità del risultato a lungo termine e abbiamo pur un paziente in buona collaborazione. Allora, se abbiamo un paziente che ha una buona collaborazione, ha una buona igiene domiciliare e noi riusciamo ad avere una stabilità del risultato, ecco che dobbiamo intervenire chirurgicamente, come in questo caso avevamo un sondaggio patologico, non avevamo gengiva aderente, apriamo il nostro lembo, sicuramente l'impianto non era posizionato correttamente perché il piatto osseo vestibolare comunque a livello dell'impianto, per cui probabilmente c'è stato una corticale estremamente sottile. Non attualmente con queste sostanze che noi utilizziamo, col perissolve e l'acido ialuronico, non facciamo un implanto plastica come si faceva in passato, si lucida, si puliscono gli impianti con degli spazzolini. Dei microbrace in titanio e andiamo a spazzolare la superficie pulita e se manca gengiva aderente creiamo dei sigilli con degli innesti connettivali per ripristinare una corretta e adeguata gengiva aderente per implantare. Posizioniamo l'acido ialuronico a fine intervento e anche in questi casi facciamo ritornare il paziente a un paio di settimane per riposizionare l'acido ialuronico nuovamente. È chiaro che se il paziente torna e questi pazienti che hanno fatto la chirurgia, su questi interventi diciamo di non spazzolare, per cui andiamo a pulire o con dei microbrush o con qualcosa di delicato la zona e posizioniamo l'acido ialuronico. Questa è la guarigione in questo paziente e vedete come al sondaggio vi sia una situazione di ischemizzazione dei tessuti, quindi una stabilità del risultato e una gengiva aderente adeguata in questi pazienti. Vero è che la letteratura ci dice che la risoluzione nelle tecniche rigenerative per implantari non è così stabile nel tempo, è abbastanza imprevedibile. Quindi un conto è fare una chirurgia di pulizia e di ricreare quel sigillo gengivale che ci può permettere di avere un risultato stabile, un conto è pensare di rigenerare i difetti. E qui dobbiamo valutare sia la situazione clinica che anche la situazione estetica per cercare di ottenere un risultato stabile nel tempo. Vero è che più è profondo il sondaggio, più è prevedibile l'efficacia della chirurgia rigenerativa. Più i difetti, ovviamente, questo dappertutto nella chirurgia parodontale, ma anche nella preimplantare, più il difetto è contenitivo, più è facile ottenere un risultato stabile nel tempo. E vediamo questo caso. È chiaro che
Qui siamo nella zona incisiva inferiore, per cui abbiamo una situazione che esteticamente è una situazione che ha una bassa valenza, e quindi è anche ed è facilmente accessibile. Quindi siamo nelle condizioni ideali per ottenere un risultato. A noi interessa che cosa? Di riempire il difetto, di ottenere una buona stabilità e dei tessuti molli per implantare e di ridurre ovviamente il sondaggio, che è importante. Non ci interessa ottenere ovviamente una crescita verticale, perché non è assolutamente imprevedibile. Quindi, in questo caso, cosa facciamo? Andiamo nella, a cercare del tessuto connettivo. In questa paziente viene fatta l'estrazione di un elemento compromesso e abbiamo la fortuna di avere tanto tessuto connettivo anche da poterlo splittare in quattro innesti, quindi da due poi passiamo a quattro. Nella zona di prelievo posizioniamo l'acido ialuronico, che sappiamo che favorisce l'epitelizzazione, riduce il processo infiammatorio, accelera i processi di guarigione. E poi ci facciamo il lembo a spessore totale, ovviamente, per andare a intervenire in profondità dove senza cielo chiuso non si riusciva ad trattare gli impianti. Quindi andiamo progressivamente all'utilizzo del Perisolve su tutti e due gli impianti, all'utilizzo all'utilizzo di spazzolini in titanio per lucidare progressivamente gli impianti, e vedete come e rimuovere tutto il tessuto di granulazione, vedete come gli impianti risultano essere sempre più lucidi, ma sia tutto conservato, le spighe che non vengono più toccate come si faceva una volta con le frese per rendere lucido gli impianti, e una volta rimosso tutto il tessuto di granulazione, vedete come i difetti siano contenitivi. Quindi cominciamo a posizionare prima gli innesti di connettivo sui lembi vestibolari e linguali, e poi stipare il biomateriale all'interno del difetto miscelato con l'acido ialuronico. Vedete gli innesti di connettivo, l'acido ialuronico anche dall'altra parte, che viene posizionato, il biomateriale, quindi prima su uno e poi anche sull'altro impianto, e alla fine la sutura. E vedete a 6 mesi la stabilità del risultato, la gengiva cheratinizzata che abbiamo ottenuto, e soprattutto quanto sia difficile eseguire un sondaggio ad andare in profondità in queste situazioni a una guarigione stabile del nostro paziente senza sanguinamento. È chiaro che dobbiamo farlo per i pazienti che hanno una buona collaborazione, che sappiamo che hanno un'igiene scrupolosa anche di queste zone esposte dei nostri impianti. Il controllo radiologico al pre-trattamento e il controllo radiologico dopo trattamento, con un miglioramento dei difetti per il trattato. Quindi, in conclusione della nostra chiacchierata insieme, possiamo dire qual è l'impatto della tecnica del Perisolve acido ialuronico, del Clean and Seal nella routine ambulatoriale. Direi che l'introduzione di un protocollo a protocolli che già noi normalmente utilizziamo. Quindi direi che dal punto di vista di tecniche che noi attualmente facciamo, se le facciamo bene e correttamente, non dobbiamo assolutamente modificare quello che noi già facciamo. Vero è che sicuramente faremo meno chirurgia, ma questo è un vantaggio assoluto per il paziente, perché porteremo a casa dei risultati positivi facendo meno chirurgia e più trattamenti non chirurgici, migliorando anche i risultati non solo funzionali ma anche estetici, perché è risaputo e la letteratura ce lo dice, non è l'argomento
oggi c'è un miglioramento del livello di attacco clinico nella situazione dopo il trattamento chirurgico, dopo trattamento non chirurgico, parodontale e preimplantare. Quindi ringrazio in conclusione i miei collaboratori che mi permettono di portarvi questi casi, che sono casi poi multidisciplinari seguiti in modo standard da più persone all'interno del nostro gruppo. Ringrazio la Regent che mi ha dato questa opportunità e ringrazio voi che siete stati fino ad ora a seguirci. Per cui cedo la parola adesso alla Roberta. Grazie, dottor Finotti, non se ne vada, che adesso abbiamo, Ok. se avete domande, le potete direttamente scrivere c'è il box, c'è il bottone domande e risposte. Io interrompo la condivisione, cosa dice Roberta? Sì, oppure lasci pure tutto il suo personale, il centro, che è numeroso. Aspetta, confermo. Sì. Se no, intanto che arrivano domande, gliene faccio una io, giusto per far capire un po' perché si è approcciato a questa nuova terapia. Nel Certo. senso, nel suo studio come venivano prima trattate le perimplantiti. Nel senso, sappiamo che non c'è ad oggi delle linee guida che riescono a seguire i dottori, quindi capire un po' qual era il suo focus nel suo centro. Allora, nelle preimplantiti, io anni fa mi sono dedicato molto alle preimplantiti e ho seguito tantissimo questo settore perché vedevo che era veramente difficile trattare questa patologia preimplantare. Per cui mi sono trovato per molti anni a fare tantissima chirurgia preimplantare per stabilizzare il risultato ed ero costretto ad aprirmi lembi spesso, fare comunque implanto plastica e cercando di lucidare l'impianto e preferivo sempre nelle zone non estetiche fare una chirurgia resettiva. Fare una chirurgia rigenerativa non era, forse nelle mie mani, non era così efficace, in passato. E devo dire che quando avevo le perimplantiti, speravo di, provavo a trattarle con le tecniche tradizionali, quindi con gli scaling, con l'utilizzo di PerioChip. Di antibiotico metronidazolo fluido che utilizzavo regolarmente nelle tasche perimplantari e facevo una differenza tra l'impianto in zona estetica e l'impianto in zona non estetica. Perché sicuramente l'impianto in zona non estetica era molto più facile da trattare ed è comunque molto più facile da prendere una decisione, ecco, questo da questo punto di vista. L'impianto in zona estetica è chiaro che la recessione di 1-2-3 mm creano grossi problemi, per cui ero sicuramente più aggressivo nell'impianto in zona estetica proprio perché sapevo che le tecniche comunque erano meno efficaci. Quindi tendevo, dopo un trattamento per implantare con l'antibiotico, con il PerioChip, a seconda della gravità della situazione, dopo averlo seguito per un po' di mesi e non ottenere il risultato auspicato, arrivavo subito a fare una chirurgia.
con l'impiantoplastica, con rigenerazione, sarà necessario comunque con innesti connettivali di sicuro per mantenere il volume. Dopodiché, se non era efficace, cercavo di essere radicale presto in zona estetica. In zona estetica sì, perché avevo il terrore delle recessioni e i pazienti lo stesso, ovviamente. Adesso diciamo che adesso mi preoccupo un po' di meno, nel senso che stando sulla zona estetica, adesso so che di fronte a un paziente che è collaborante posso permettermi di fare dei trattamenti col perisoldo, con l'acido ialuronico, replicarlo a distanza anche di un paio di mesi e vedere il risultato, perché ormai anche quello che possiamo avere, e l'abbiamo visto nell'ultimo incontro che abbiamo fatto a Barcellona, ho fatto vedere anch'io come si possa recuperare i difetti ossei per implantarli solo con il trattamento non chirurgico. Chirurgico. E in zona estetica, quindi, ma anche in zona non estetica, facciamo decisamente meno chirurgia rispetto al passato. E questo perché dopo si va a utilizzare un acido ialuronico che si è visto che ha potenzialità rigenerative, quindi non Io chirurgiche. oggi non so, sono entrato nel dettaglio, ma vediamo che l'utilizzo dell'acido ialuronico, e la letteratura più recente ce l'ha dimostrato a livello paradontale, con la formazione di nuovo ligamento, di nuovo cemento, ma anche a livello preimplantare, vediamo come possiamo avere del recupero a livello preimplantare solo posizionando, solo facendo un trattamento adeguato di pulizia, e posizionando e riposizionando e iniettando l'acido ialuronico a livello preimplantare su un impianto deterrente. Perché riusciamo ad ottenere un sigillo gengivale, possiamo ottenere una rigenerazione con questo tipo di acido ialuronico, anche peso molecolare. Perfetto. Sono entrate delle domande. Allora, la prima domanda è il dottor Rossetti. Buonasera, prof. Inotti. A volte si trovano concrezioni veramente difficili da rimuovere. Cosa si fa in questi casi? Bastano le punte in PEC? Serve anche l'uso delle polveri? Serve l'uso di curette di plastica o di metallo? Allora, se siamo in fase non chirurgica, è proprio l'effetto del perisolve che permette la rimozione, ammorbidisce il tartaro. Per cui è chiaro che io ricordo, e capita a tutti, di vedere radiologicamente l'impianto che ha il tartaro in superficie, perché ci è arrivato in queste situazioni al di sotto dei tessuti molli. Bene, se noi facciamo più cicli di perisolve e riusciamo a pulire con le punte in PEC quelle zone, o se non avete con le punte che avete molto delicate, rimuoviamo tutto. Rimuoviamo tutto il materiale, perché proprio per l'effetto ammorbidente che ha il perisolve, per cui questo viene sicuramente rimosso. Bisogna avere pazienza. Quindi, se dobbiamo fare 6-7 cicli, vuol dire che mettiamo lì il perisolve, aspettiamo un minuto, poi ripassiamo. Poi laviamo bene, molto bene, poi gli facciamo un ciclo di perisolve, è così che bisogna fare. Non so se ho risposto a Okay. tutta la domanda, E bastano le punte in PEC, l'uso di polveri No, polveri no, io non le uso. e l'uso di curette di plastica o di metallo? L'uso di corrette di metallo lo faccio se sono a cielo aperto. Ok. Dottoressetti, poi in caso ci scrive se non abbiamo risposto a tutto, eh. E poi un'altra domanda. Ciao, nella fase non chirurgica cosa utilizzi in associazione con Perisol? Solo ultrasuoni e polveri, anche curette metalliche e simili? Solo ultrasuoni, solo ultrasuoni.
solo tamponi e basta, e poi l'acido ialuronico. Il protocollo è questo, per cui no, evito di discostarmi dal protocollo, proprio il convegno che avete organizzato, che Regident ha organizzato a Barcellona ad aprile, convegno internazionale dove ci siamo trovati veramente in tanti, e abbiamo definito, sono stati definiti dei protocolli, e questi devono essere seguiti, perché al momento attuale i successi che abbiamo in questi trattamenti sono proprio determinati dalla rigidità di questi protocolli, per cui lascerei perdere di provare di aggiungere qualcosa, togliere o modificare, perché la letteratura più recente che è a disposizione e che velocemente vi ho fatto vedere dimostra proprio l'efficacia di questa sequenza di trattamento nelle perimplantite. Sì, aggiungo una cosa io, poi mi dice lei se è corretto. Quello che si vede è che magari con aggiungendo il peristo, lasciandolo agire 60 secondi e strumentando con la curette è più facile rimuovere il tessuto di granulazione rispetto all'ultrasuono. L'ultrasuono magari vedendo sempre in continuamento con la soluzione salina è un po' più difficile rimuovere il tessuto di granulazione se presente nel sito. Mi dica se sbaglio oppure No, se... no. Nelle tasche, cioè nelle situazioni di tanta infiammazione, dove Sì. sono tasche facilmente accessibili, sì, sicuramente. È più facile. Poi dipende dall'esperienza che si ha, onestamente. Le punte sottili ti permettono di lavorare in modo più delicato. Ecco, in modo più delicato. Non sempre hai delle infiammazioni così conclamate. Per esempio, quel caso che avete visto, tutti e due i casi, cioè quello a livello mandibolare, che abbiamo recuperato quei difetti nell'impianto in posizione 7 mesiale, che ho seguito io personalmente, quei due casi, fatto solo con gli ultrasuoni non chirurgico, come quell'altro dove il sondaggio è migliorato di 6 impianti nella parte superiore, cioè fatto esclusivamente in modo molto delicato. Perché in modo delicato? Per carità, non erano tessuti con delle situazioni assolutamente estese come infiammazione, però c'era una notevole profondità. Allora, hai un controllo più diretto a cielo chiuso, hai un controllo più diretto con le punte sottili e con gli ultrasuoni, devo dire. Poi dipende anche dalla manualità che ognuno ha, c'è chi magari sicuramente più pratico e più bravo a lavorare con le cuvette. Io ho visto che con gli ultrasuoni comunque io riesco a rimuovere tutto il tessuto che è necessario rimuovere, perché so che fino a che viene via l'effetto tampone che c'è sui tessuti molli, e i tessuti molli sono protetti. È quello che mi Perfetto. chiede sui tessuti. Vado un'altra domanda. Può essere usato anche questo protocollo da un igienista dentale? Deve? Sì. Cavolo, se no, Sì. no, ma gli igienisti, cioè, sono le nostre stampelle, cioè, gli igienisti devono usare questi protocolli, perché a parte la soddisfazione che possono avere, noi dobbiamo insegnare agli igienisti che devono usare questi protocolli. Cioè, io ho tutti gli igienisti un po' alla volta, ho seguito tutti gli igienisti della nostra struttura, che devono usare questi protocolli, perché arrivano decisamente molti meno pazienti alla chirurgia. Cioè, loro hanno il controllo regolare di questi pazienti, e vedono nel momento in cui c'è un sondaggio patologico, o il paziente ha bisogno di un trattamento superiore al normale, sono loro che hanno il monitoraggio dei pazienti. Per cui, quando hai tanti pazienti che vengono seguiti dagli igienisti,
È giusto insegnare agli igienisti ad usare questi protocolli. Sì, aggiungo anche che il perisol va ad aiutare anche l'azione meccanica dell'igienista nella pulizia, perché proprio ammorbidendo il biofilm e il tartaro lo rende anche più facile da rimuovere. Sì, ma si velocizzano i protocolli perché nel momento in cui utilizzi queste sostanze, cioè la fatica fisica non c'è più qua, se posso pensare a una fatica fisica, cioè a curettare, a usare le curette su un paziente, non stiamo parlando per implantare parodontale con del tartaro, e tu invece usi il perisol, veramente rimuovi con una facilità nettamente superiore, lavorando meno le concrezioni di tartaro. E vedi il risultato clinico e radiologico della pulizia che si è effettuata anche sotto gengiva. Su questo assolutamente no, ma è giusto portare gli igienisti ad utilizzare queste sostanze. Poi vado ad un'altra domanda. Allora, dopo la detersione con spazzolino in titanio, cosa utilizza per decontaminazione batterica sulla superficie implantare prima degli innesti? Assolutamente niente, ho messo il perisodio e l'acido ialurico. Basta. Quindi a cielo aperto ha usato Quelle, spazzolino? esatto, ho fatto lo spazzolino, ho lucidato il perisodio fino a che ritenevo che fosse tutto bello lucido, come avete visto. E ho messo l'acido ialuronico, che comunque è Quindi antibatterico. prima perisol, poi spazzolino e poi acido ialuronico con il mestre. Ogni ciclo, perisodio, spazzolino, lavaggio con fisiologica abbondante, Perisol, spazzolino, e ho fatto tutto. Che mi hanno permesso clinicamente di vedere che era tutto lucido, che non c'era più tessuto di granulazione. Ho messo alla fine, dopo aver lavato bene l'acido ialuronico, poi ho iniziato la struttura degli innesti di connettivo, il biomateriale nei difetti, suturato, e poi ho riposizionato di nuovo dell'acido ialuronico dentro le ferite. Ok, prossima, scusi, vado perché ho visto che ci sono molte domande, quindi vado un po' più veloce. Allora, si può utilizzare il laser per decontaminazione dopo questo protocollo? Allora, se tu hai usato questo protocollo, il laser non serve perché è già decontaminato. Quindi io non lo userei. Non lo userei perché ho già fatto quello che dovevo fare. Adesso questo sul laser, entro velocissimamente sul laser e ricordo benissimo come la società di paleontologia era ancora Gatti presidente. Ha scritto alla rivista scientifica, perché non ricordo quando è stato pubblicato un articolo, forse di Martello, non mi ricordo, un articolo sull'efficacia del laser nella terapia malattia parodontale. Allora, il comunicato, la risposta della società di paleontologia è che il laser, se non associato alle metodiche tradizionali, non portava alcun risultato. L'azione decontaminante del gas sappiamo che c'è, per cui ha un'azione di decontaminazione importante, che facciamo tutti i passaggi che dobbiamo fare. Il Unirla perisol. a un'azione che hai già fatto non ha senso. Perché? Perché tu hai fatto il trattamento con il Perisol, che ha già decontaminato, pulito, eccetera, e devi metterci l'acido ialuronico dopo, per cui se ritieni di aver fatto bene, non è che ti aiuti di Sì, più. perché il perisol effettivamente ha un effetto decontaminante, cioè si è visto che dai vari articoli che va a ridurre la carica dei batteri periopatogeni e va anche ad agire proprio sulla biofilm, quindi va a distruggere la matrice extracellulare del biofilm e quindi va proprio a rimuoverlo. Sì, ma tu hai visto anche dagli ultimi articoli che c'è una modifica della flora batterica,
proprio operazione del Perisold, quindi veramente sì, è efficace, insomma. Poi vado alla seconda, un'altra domanda. Buonasera, complimenti per la presentazione. Hai esperienza nell'utilizzo di Paris in associazione con antibiotici topici? No, sono proprio contento di non doverli più utilizzare, gli antibiotici topici, anche perché la letteratura sull'efficacia dell'antibiotico topico non dava alcuna certezza, risultati discordanti, e poi con l'attuale momento dove si cerca di ridurre l'antibiotico terapia anche locale, ho dismesso assolutamente l'uso di antibiotici topici dopo aver usato il Perisol, da quando ho iniziato a usare il Perisol. L'ultima domanda dovrebbe essere, sì, dottor Buonaccorsi, buonasera prof, è utile il laser al diodi per il curettaggio del tessuto di granulazione? Beh, il laser è utile per la sua azione di curettaggio, indipendentemente da quello che abbiamo detto, sappiamo che ti puoi aiutare, ma vedrai che se usi già il Perisolve, il tessuto di granulazione viene via facilmente senza associare. Io non sono molto favorevole nell'associare troppe cose insieme. Per cui cerco di attenermi, e in passato ho usato il laser moltissimo, vari tipi di laser, poi pian pianino li ho dismessi, e adesso quando individuo un protocollo che mi dà soddisfazione, non me lo invento io o non faccio che confermare quello che la letteratura mi sta dicendo, e vedo che tanti colleghi ormai lo utilizzano, ecco, preferisco stare stabile su un protocollo senza introdurre delle variabili che non sono rassicuranti per me. È entrata un'altra domanda, del dottor Rossetti. Parlando di parodontite, c'è un razionale operativo ergonomico della terapia non chirurgica della parodontite con Perisol e acido ialuronico in relazione alle diverse situazioni che in relazione alle diverse situazioni che si possono presentare? Cioè, considerando la variabilità nei vari casi del numero di tasche, dalla loro profondità e distribuzione dei quadranti sé stanti. Il razionale è quello di utilizzare il Perisolve e l'acido ialuronico in tutte le tasche che tu hai al di sopra dei 4-5 mm nella malattia parodontale. È chiaro che se hai tasche di 4 mm, sai che le deterghi lo stesso, non è quel problema. Quindi tutto ciò che è di sopra i 5 mm, tu fai i trattamenti. È ovvio che se hai sondaggi di 4, io lo metto, ho insegnato che tutto ciò che è sopra i 3 mm lo faccio mettere, perché so che non può che fare bene al paziente. Però il razionale, se vogliamo standardizzare fino ai 5 mm, se siamo capaci di fare, e se facciamo bene, degli originisti fanno bene degli scaling, tutti planning, fino a 5 mm si riesce a ottenere un ottimo risultato nel trattamento della malattia parodontale. Sopra i 5 mm è già molto più difficile riuscire ad essere efficaci nel trattamento non chirurgico. Per cui, se abbiamo un paziente parodontale, tutto ciò che si sonda più di 5 sicuramente si tratta con il Perisolve e l'acido ialuronico. Sì, perché anche sugli ultimi articoli che si sono visti, l'influenza maggiore e i risultati veramente significativi si sono ottenuti con tasche di maggiore di 5 mm con indice di sanguinamento positivo e un'infezione avanzata. Quindi magari l'indicazione è da 5 a 7 con Da infezione. 5 in su, tutto ciò che è sopra i 5, ma infatti sì, la conclusione è sopra i 5 mm si utilizza. Devo dire che magari l'acido ialuronico, ecco, non uso il Perisol, ma uso l'acido ialuronico, mi
nel range 3-5, ecco, perché comunque l'acido ialuronico, mentre lo uso dappertutto sopra i 5, lo uso anche da 3-5 perché comunque è un'azione batteriostatica e rigenerativa, quindi sicuramente se non uso il Perisoft, però dai 3-5 uso lo stesso l'acido ialuronico. Perfetto, direi che le domande sono finite. E niente, io vi ringrazio per essere rimasti fino a qui. E ringrazio il prof Marco Finotti per la sua esperienza, molto, Grazie, molto grazie a tutti, utile. grazie Roberta e buona serata. E poi volevo un attimo anticipare il prossimo webinar, che sarà, so che siamo già in orario di ferie oppure in prosciinti alle ferie, però ci sarà un prossimo webinar il 10 luglio, che sarà l'una, con la dottoressa Egle Ramonas-Kaite, e lei è professoressa e dottoressa in Lituania, lavora col gruppo scientifico del prof. Antonis Kulian, e lei ha proprio l'esperienza, farà vedere tutti gli articoli scientifici che ha pubblicato con questo protocollo. Quindi per chi si vuole iscrivere, mi scrivete oppure scrivete all'azienda e così vi mandiamo il link per registrarsi e lo Devo dire, aspettiamo. esatto, devo dire che sarà molto interessante perché l'Egle è molto brava e sa fare una ricerca scientifica molto dettagliata e credibile, per cui ci vedremo sicuramente al Sì. prossimo webinar. Perfetto, grazie mille a tutti e buona serata e ci vediamo alla prossima. Grazie, prof. Bene, arrivederci, buonasera, Grazie. ciao, ciao.